Quando avevo 25 anni, andavo ai matrimoni dei miei coetanei e mi ricordo che era meglio una tortura cinese che non andare a quei matrimoni. Ma non per gli invitati, per il matrimonio, perché magari non mi piacciono le feste, no. Perché in tutti questi matrimoni c'è sempre la zia Rompi che ti si avvicina col passo felpato tipo gatto, viene lì e ti dice: e tu quando ti sposi? Madò, ogni matrimonio puntualmente succede questo, almeno a me succedeva questo e penso che sarà successo anche a te. Per cui per me il matrimonio e la festa di matrimonio era sempre una tortura. C'erano pure quelli che si erano già sposati o quello che si sposava quel giorno che ti guardava con quell'aria. Noi siamo sposati. Come mai tu non sei sposato? Non sarai mica gay? Oppure sei ancora così ingenuo e così stupido che ancora non ti sei sposato? Quindi ne facevano come una sorta di superiorità. Dici, ah, noi ci siamo sposati. Per non parlare poi dei figli dopo, ma quello ci arriveremo in un altro video. Intanto adesso questa cosa del matrimonio, che la tengo proprio qua. È stato carino, quindi ti guardano, no? Dall'alto in basso e ti guardano come per dire: tu non hai capito niente della vita perché ancora non ti sei sposato. Io a 25 anni non avevo neanche la fidanzata e quindi il mio sentimento era: cavoli, ma tutti si sposano, perché io no? Io non ho neanche la fidanzata. Non sarò mica io che ha qualcosa che non va. Perché poi la società è molto violenta, ti obbliga, dice: devi fare questo, se no non sei come gli altri. Devi fare quest'altro perché se no non sei come gli altri. Potresti essere, diciamo così, sanzionato e isolato dal resto della società. Che paura! Però quando hai 25 anni non hai quegli strumenti che ti servono per poter dire: guarda, ognuno ha il suo percorso. Se io non ho neanche la fidanzata a 25 anni, ma saranno fatti miei. E infatti, non sputare in aria che in faccia ti torna, dice il proverbio, la cosa bella è stata che dopo una decina d'anni io ho incontrato questa zia Rompi che mi dice, mi guarda, mi sorride, cosa mai successa, mi ha sempre tirato cattiverie, cosa mai successa, mi guarda e mi dice, e io ero insieme a mia moglie, nel frattempo mi ero sposato anch'io, mi guarda e mi fa: ti devo fare i complimenti. I complimenti, oddio. Di solito spara cattiverie, speriamo che sia veramente un complimento. Oppure vediamo che cos'è per lei il complimento. Mi guarda e mi fa: hai una moglie bellissima. Beh, io dico, casomai i complimenti li devi fare a lei, non a me. In quel momento, quando mi ha detto questa cosa, mi sono ricordato di tutti i momenti in cui lei mi aveva passeggiato sulla schiena con i tacchi a spillo, dicendomi: e tu non ti sposi? Quasi a farmi sentire in colpa, no? Di questo. In quel momento, genio, mi arriva la risposta precisa, non ho neanche pensato, probabilmente il subconscio ha tirato fuori la risposta. E era come tirare un rigore a porta vuota, perché l'occasione era d'oro. Io ho risposto: ne valeva la pena aspettare. Il senso è, mi hai rotto per 15 anni, ma se non mi sposavo lo sapevo io perché. Non come tuo figlio che me lo passavi per superiore, o chi che sia, tuo marito, chi era, me lo passi per superiore perché sposato, in realtà ha sposato la vicina di casa. Perché dovete sapere che c'è una generazione che ha sposato le vicine di casa. Io ho girato il mondo e ho incontrato la mia anima gemella a Firenze, dopo aver girato, ma non è che la cercassi, però. Diciamo che ho avuto una vita abbastanza avventurosa e zingara. E questi trovano l'anima gemella alla porta accanto. Questa è una cosa che stento a credere, però magari hanno avuto fortuna. Io ho dovuto aspettare 35 anni, mi sono sposato a 38 quasi, e ho incontrato la mia anima gemella a Firenze dopo tante esperienze. Loro invece avevano la vicina di casa e a 25 anni erano già sposati. Ovviamente c'è da dire che statisticamente la mia generazione, io ho 53 anni fra poco,
la mia generazione, il 50% già si parla solo tramite avvocati. Ma non è una soddisfazione, è comunque per lanciare il messaggio che ogni vita, ogni percorso è a sé, ragazzi. Non vi fate infinocchiare dai modelli sociali, perché tanto i modelli sociali è tutto una scatola. Poi c'è chi ci sta bene e c'è chi non ci sta bene. Però in qualsiasi scatola tu stai bene solo se sei te stesso. E se sei te stesso non c'è scatola che ti possa rinchiudere. Il mio messaggio è proprio questo: non ti fare inscatolare, perché andresti contro te stesso o te stessa, e questo non va bene. Tira fuori il meglio di te e basta, non hai scelta, anche perché se non tiri fuori il meglio di te, se non dai tutto, ti ammali, come diceva Freud. Ricordatelo, eh?